Il campionato mondiale Endurance, dopo la lunga pausa estiva a seguito della 24 ore di Le Mans, si appresta finalmente a entrare nel vivo. Da questo mese di settembre si torna infatti in pista per le rimanenti gare della serie, grazie alle quali si potrà capire chi davvero coltiverà fino alla fine ambizioni di titolo 2014. Fin qui si sono disputate solo tre gare. Le prime due, della durata di 6 ore, si sono concluse entrambe con le Toyota vittoriose, mentre la 24 ore del Sart, come tutti gli appassionati sanno, è andata ancora una volta alla corazzata Audi. In mezzo ai due litiganti, per il momento, chi non ha goduto affatto è stata la Porsche, che nella sua prima stagione, dopo una lunghissima assenza, pur con qualche buona prestazione, pare aver patito la mancanza d'esperienza, raccogliendo sin qui un bottino di punti assai magro. Nella classifica costruttori Toyota è ancora in testa, ma Audi, grazie al punteggio doppio della 24 ore francese, si è portata a un solo punto di distacco dai giapponesi, mentre Porsche segue a tardate. Tra i piloti, l'equipaggio Toyota, composto da Davidson, Lapierre e Buemi, vanta invece un vantaggio di 20 punti sull'Audi di Lotterer, Trelouillet e Fassler, anche se con 5 gare ancora da disputare tutto è ancora possibile. Insomma, se prima della gara di Le Mans la Toyota sembrava avviata a una marcia trionfale verso il titolo, ora l'Audi ha riportato in bilico la sfida con una doppietta alla maratona francese che ha senz'altro lasciato il segno. Non va però dimenticato che le restanti gare del calendario del Mondiale Endurance sono tutte della durata di 6 ore e che quindi, archiviata la sfortunata parentesi della 24 ore francese, la Toyota ha senz'altro le carte in regola per portarsi finalmente a casa l'agognato titolo iridato. Il costruttore giapponese, per la sua terza stagione nel WEC, ha infatti stravolto la sua TS040 Hybrid, passando a una vettura ibrida a 4 ruote motrici, con un vuoto a benzina aspirato da 3,7 litri e 520 cavalli, a cui si aggiungono i 480 della spinta esercitata dai motori elettrici sulle 4 ruote motrici. Totale, una mostruosa potenza massima di 1000 cavalli. E i risultati in termini di prestazioni in pista si vedono e come. Visto però che in un campionato endurance, gare di durata appunto, l'affidabilità è importante quanto le prestazioni, ecco che torna in ballo Audi per la vittoria finale, con Porsche terzo incomodo, che potrà anche avere il ruolo di involontario arbitro di questa sfida. La casa di Stoccarda finora si è tutto sommato fatta valere, ma senza cogliere i risultati sperati. L'obiettivo è cercare quantomeno di tornare alla vittoria in una delle 5 gare che restano da disputare, facendo esperienza in vista del prossimo anno. Per Audi, invece, dopo aver centrato la vittoria per la 13ª volta nella 24 ore di Le Mans, il risultato da cogliere è chiaro: vincere anche il titolo iridato, come già fatto nei 2 anni precedenti. L'appuntamento col campionato mondiale Endurance è per il 20 settembre con la 6 ore del circuito delle Americhe. Poi si andrà al Fuji, a Shanghai, nel Bahrain e in Brasile per il gran finale di San Paolo di fine novembre. Tante gare, come detto, previste sulla distanza di 6 ore che, potete giurarci, non mancheranno di tenerci col fiato sospeso fino alla fine.